citavo in apertura, è il momento della campagna promossa questa settimana dalla TGR Io non rischio. Oggi parliamo di prevenzione degli incendi. Quello in corso è un anno nero su questo fronte nell'isola, ma ci racconta tutto Loredana Caciccia, vediamo. Un anno da dimenticare il 2016, con 688 incendi e 4.300 ettari di boschi andati in fumo, contro i 2.200 del 2015. 348 le richieste di intervento aereo contro le 191 dello scorso anno. Una devastazione del territorio che non ha ancora colpevoli. Un settore, quello della prevenzione, che negli ultimi anni ha subito pesanti tagli. Dal 2017, con l'esodo pensionistico, il personale a tempo indeterminato sarà pesantemente ridotto. La Sicilia, con il suo piano regionale, dovrà fronteggiare il controllo su un territorio complesso. La parola chiave per la prevenzione dei roghi è tempestività, agire subito prima che il fuoco prenda campo. L'incendio, per quanto possibile, va spento con le forze a terra. Normalmente in condizioni orografiche particolari o determinati fronte fuoco molto vasto, si chiede il concorso aereo tramite la flotta di elicotteri del Corpo Forestale dello Stato, che in convenzione col Corpo Forestale Regionale, o la flotta nazionale, i famosi Canadair o l'S-64. L'assalto al territorio nel giorno più triste della Sicilia è il 16 giugno di quest'anno. Non abbiamo potuto operare al meglio in quanto le condizioni meteo non consentivano l'utilizzo dei mezzi aerei in tantissimi degli incendi che ci sono stati quelle giornate. La stagione di prevenzione incendi in Sicilia va dal 15 giugno al 15 ottobre. Un sistema articolato con competenze divise fra gli assessorati regionali al territorio e all'agricoltura. In questo periodo oltre 20.000 forestali vengono assunti dall'assessorato all'agricoltura. Il corpo forestale assume circa 6.600 operai che entrano a far parte delle squadre di spegnimento e controllo a terra nelle 200 torrette dislocate sui punti più alti dell'isola. A Monte Gibilmesi, nel palermitano, si dominano tre province. Il torrettista in pratica avvista incendi, segnala sul territorio di competenza gli incendi che ci sono nel periodo estivo. Lei conosce uno a uno tutte le montagne, tutti i posti, sì, che circondano questa torretta? Sì. Così è abbastanza, dico, dopo 26 anni, diciamo, l'esperienza c'è, poi per il resto abbiamo ogni torretta la sua zona di competenza. Questa è la sala operativa regionale che si avvale del sistema informatico Astuto, in rete tutti i dati necessari per coordinare gli interventi. Il sistema è un quadro di gestione software piuttosto elaborato, piuttosto complesso, che riesce in tempo reale a gestire numerosi eventi anche contemporanei e si interfaccia naturalmente con tutte le sale operative provinciali. Quattro gli elicotteri in dotazione di stanza negli aeroporti di Bocca di Falco, Randazzo, Comiso e Valderice, per una spesa annuale di 2.300.000 euro a carico della regione. In caso di incendi veramente impegnativi interviene il concorso aereo sia della flotta regionale che della flotta dello Stato, del Corpo dei Vigili del Fuoco. In quel caso intervengono, oltre quindi ai vettori AB412 dello Stato, del Corpo Forestale dello Stato, con cui il Corpo Forestale della Regione Siciliana ha un protocollo d'intesa, intervengono anche i Canadair e i mezzi pesanti del Corpo dei Vigili Nazionali.